siamo profondamente dispiaciuti perché ci è venuto a mancare un confratello con cui abbiamo condiviso, diremmo, gioie e dolori, speranze, attese, impegni di vario genere. Abbiamo per tantissimi anni camminato insieme. Personalmente poi il ricordo va col mio ingresso in seminario, quando lui fu il mio primo prefetto, cioè co-vigilante, e poi tante tante cose fatte insieme, sono vissute nella nostra chiesa gelese con quel desiderio di rendere sempre più bella la chiesa e quindi di svolgere un servizio sempre più a misura d'uomo per il bene della nostra città. Lui ha amato tantissimo la chiesa e l'ha servita in tanti modi, da quello che è anche la cura per la liturgia, il culto, l'edificio, a quello che è soprattutto il tratto, le attenzioni, le cure nei confronti delle persone. 70 volte l'immagine forse era un pochino diversa da come tanti la percepivano, per noi invece ecco, c'è questa immagine di uomo di Dio che veramente ha cercato di servire il Signore nella cura delle persone.